Proprio per far capire come in realtà la parola eroe, come lo usiamo noi, che è appunto sinonimo di coraggio, di essere intrepidi, di vivere, lavorare, lottare, combattere per il bene della collettività, difendere pulzelle indifese, eccetera, fosse completamente diversa dal significato della parola eroe nell'antica Grecia. Ulisse, l'abbiamo appena detto, è un eroe che non solo piange, ma è un eroe accorto, astuto, mentitore, che non va a prendere i proci per l'orecchio uno a uno, ma si traveste, si dissimula, aspetta il momento giusto, sottrae le armi ai suoi nemici di nascosto per poi colpirli quando sono inermi. Ettore, il difensore di Troia, l'archetipo proprio dell'uomo coraggioso, che sapendo di dover morire, sapendo che andrà incontro alla sconfitta, affronta Achille davanti alle mura, beh, anche lui, se noi leggiamo bene l'Iliade, c'ha un momento di incertezza, perché quando è lì e Achille è scatenato perché deve vendicare la morte del suo amico fraterno Patroclo, e dalle mura c'è la madre, c'è la moglie, che lo implorano di ritornare dentro. Ettore, salvati, Ettore, entra dentro le mura. Allora Omero ci dice che Ettore si ferma e dice: ma in effetti cosa sto facendo? Qui vado alla morte sicura perché non posso vincere contro Achille. E poi dice: no, però devo andare. Ma perché devo andare? Perché mi vergogno, e questa è la parola che usa Omero, a tornare nella città, a farmi vedere dalle donne e dagli uomini di Troia se non affronto il combattimento. Quindi in realtà lui è coraggioso per una paura che è più forte del di quella della morte, che è la paura della vergogna quando si rientra. Potremmo dire veramente che qui la paura è il motore di coraggio. Dov'è che io ho trovato coraggio? La prima volta che ho trovato la parola coraggio, ricordo, ero alle elementari e girava questa grande leggenda metropolitana. Oh, la maestra ha lasciato il tema sul coraggio e mio cugino ha consegnato il foglio in bianco. Che tutti ne italiavamo a dire. Quindi un coraggio e un foglio in bianco. Allora, un giorno che ci lasciarono il tema sul coraggio, io ricordo che feci il tema sul coraggio. E parlai di una delle grandi figure coraggiose che hanno forgiato intere generazioni. Batman, l'uomo pipistrello. Che Batman non ha superpoteri, è ricco, che diciamo è un bel potere di suo. Però ogni volta che piglia bastonate e cafuddate si fa veramente male.